Una serata molto importante, molto partecipata e soprattutto è stato un tuffo nella storia. Abbiamo potuto ripercorrere e rivedere la figura di uno statista, di uno spessore assoluto nel panorama politico italiano, ma da un angolo visuale prospettico completamente differente. Abbiamo potuto, per il tramite delle parole dell'onorevole Follini, ripercorrere l'uomo, attraversato dalla debolezza e attraversato dalla sua grande statura. Davvero una bella serata nella quale abbiamo potuto anche vivere questi grandi contrasti tra la debolezza dell'uomo, della natura umana e lo spessore alto, forte, imponente di chi ha anche rappresentato la storia dell'Italia. Sono cambiati i tempi, ma la scuola di Aldo Moro continua ad esserci. Ma sono cambiate troppe cose perché si faccia riferimento a quell'esperienza come se fossimo a quel tempo. Il tempo oggi è un altro e proprio Moro insegnava che bisogna vivere dentro il proprio tempo. Naturalmente quelli di noi che hanno qualche anno in più, un po' di rimpianto, lo lasciano trapelare. E certo Moro ha dato un contributo alla democrazia che non va trascurato, non va dimenticato. Tuttavia l'Italia ha voltato pagina, si tratta di vedere in questa pagina nuova quali parole nuove, quali argomenti più originali si riescano ad esprimere. Moro a suo tempo è stato, a modo suo, un innovatore, oggi l'innovazione deve avere un tratto diverso. Quanto ha perso il nostro paese con la tragica scomparsa di Aldo Moro? Beh, ci sarebbe una risposta anche semplice, moltissimo. Certo, questo porto paese dopo la morte di Moro si è impoverito maggiormente. Ha perso un grande statista, ma ha perso un pezzo del proprio essere, della propria identità, e che il recupero è stato lento e ancora oggi il recupero anche è faticoso. Non è che abbiamo raggiunto dei risultati di equilibrio e di stabilità. Molte ombre, molti interrogativi, molte verità nascoste, molti equivoci. Credo che questo ovviamente sta a rappresentare una realtà paralizzante a volte. Bisogna rompere questo circuito perché gli interessi individuali e settoriali non prevalgono su quell'interesse generale che è soprattutto quello della libertà, dell'identità e della giustizia, e questo paese oggi è meno libero e meno democratico.